Dopo me lo riascolto. Allora, siamo arrivati al sesto sentiero, presenza mentale, retta concentrazione, retta visione, retto pensiero, parola, azione. Ecco il settimo, retti mezzi di sostentamento. Cosa vuol dire? Come ci procuriamo da vivere, deve rispondere ai principi della retta azione. E questo ci riporta subito all'etica nel lavoro e nell'economia. Quindi, quando parliamo di mezzi di sostentamento, intendiamo subito il mondo dell'economia. Naturalmente anche il mondo della finanza, perché la finanza come servizio all'economia, anche quella deve rispondere al principio dei retti mezzi di sussistenza. E questo vale anche per il consumo, quindi non solo il modo di procurarsi i mezzi, ma anche il modo in cui noi utilizziamo questi mezzi, cioè procuriamo del denaro, procuriamo, e poi per consumare delle cose, il cibo, per avere una casa. Tutte le cose connesse all'economia devono rispondere ai principi della retti mezzi di sostentamento, quindi anche il retto consumo. Retto consumo vuol dire che è un consumo che evita l'uccisione, evita l'uccisione di esseri viventi, che quindi evita la sofferenza di esseri viventi e così via, in maniera più ampia possibile. Senza pretendere la luna, visto che oggi l'umanità è finita, è diventata un grande organismo vorace, predatorio, e quindi non sarà facilissimo tornare indietro. Ma almeno ci deve essere l'intenzione di ridurre tutti i consumi inutili e dannosi. Questi retti mezzi di sostentamento. Quindi questo poi ha a che fare con che cosa? Ovviamente ha a che fare con la politica. Perché è attraverso la politica che si decidono le cose più importanti della politica economica di un paese. Quindi un paese che sfrutta altri paesi, che è colonialista, che utilizza la sua potenza contro gli altri, beh, quello è un paese che non utilizza i retti mezzi di sostentamento. I cittadini quindi sono tenuti a produrre dei cambiamenti nella politica di quel paese. Siamo arrivati al punto, al settimo, e adesso arriviamo all'ottavo di cui abbiamo già parlato, cioè il retto sforzo, cioè la retta disciplina. La disciplina richiede forza di volontà. Volontà non basta sapere cosa occorre fare, la volontà sapiente, e non basta manco che questo sia buona la volontà, non solo sapiente ma anche buona. Occorre anche che abbia forza, cioè che abbia tenuta nel tempo. Quindi, c'è per forza da allenare questo muscolo della volontà. La volontà è come, appunto, è come il fiato per uno che corre. Se non hai fiato, puoi essere un ottimo corridore tecnicamente o giocare a tennis benissimo, ma dopo 10 minuti sei morto. Quindi il fiato vuol dire la capacità di tenuta per cosa? Per rinviare la gratificazione. Ecco, perché la volontà personale, che è il centro dell'io, insieme alla consapevolezza, l'io. In termini di psicosintesi viene detto anche centro di coscienza e volontà. Allora, la volontà, che è parte del centro dell'io governo, è ciò che consente di mettere in atto l'intento di bene. Mancando la volontà, è chiaro che si cede alle lusinghe di ciò che è più facile e gratificante immediatamente. Quindi si tratta di saper passare dalla gratificazione immediata alla gratificazione che deriva dal sapere che si sta costruendo qualcosa di veramente grande. E questo già da subito dà gratificazione. Quindi il retto sforzo non può prescindere dalla retta visione. Ma retto sforzo è ancora qualcosa di più. Non basta la retta visione, occorre anche proprio l'impegno e l'allenamento a rinviare la gratificazione. E questo è un tema enorme di cui ci siamo già occupati sotto il titolo Forza di volontà e così via.